di fatto l'altra Europa con Tsipras è entrata anche nelle istituzioni italiane oltre che in quelle europee. Sì, sì, diciamo che spero di rappresentarli in modo degno, che rappresentano esattamente quello che volevamo fare quando ci siamo candidati con 5 Stelle, però con un orientamento preciso a sinistra, e questo qui diciamo che ci dà serenità nel modo di operare. Tra l'altro le difficoltà sono tante, la complessità dell'impostazione di tutti i guai che c'ha l'Italia e l'Europa in questo momento sono tante, che avere un indirizzo preciso di tipo politico può solo aiutare. Ecco, ricordiamo che insieme a lei anche il senatore Bocchino ha effettuato la stessa scelta ed anche lui proveniva dal Movimento 5 Stelle. Lei ha definito nelle dichiarazioni in settimana appunto un po' troppo di rappresentanza a quel movimento, un po' troppo una macchina enorme, insomma, che accende solo una lampadina. Non si può fare politica e lei, insomma, invece adesso pensa di poterla fare? Ah sì, il problema sta proprio in questa mancanza di un orientamento preciso, che inizialmente c'era parso fosse da connettere a una prospettiva di ricerca, di equilibri, visioni nuove, interessanti, e invece la mancanza di orientamento era legata al fatto che l'orientamento nei progetti sarebbe stato da Beppe Grillo e Casaleggio. Quanto c'entra, quanto c'è entrata la crisi greca in questa vostra decisione, nella sua in particolare, soprattutto considerando che lei era anche andato in Grecia nel giorno del referendum? Insomma, si guarda a Tsipras, e cosa ne pensa della crisi greca e di come sono andate le cose? Allora, l'adesione è, diciamo che è stata progressiva ed è partita da un appoggio alle europee e anche alle regionali in Emilia, in Calabria, abbiamo cominciato da lì e via via abbiamo conosciuto gli amici e compagni del gruppo, e sempre meglio vedendo tutti i punti di forza, le prospettive che può avere questo tipo di organizzazione, anche nell'ottica di fare da, come dire, promotore di questa unione a sinistra che tutta la sinistra diffusa in Italia spera oramai da troppo tempo. Il discorso della crisi greca sulla tempistica, ci è parso di dare un messaggio chiaro sul fatto che la scommessa, la sfida di Tsipras e di Syriza non sono finite, anzi stanno partendo da una posizione di maggiore chiarezza, anche di chiarezza dei rapporti di forza, di chiarezza della volontà da parte della finanza internazionale e di una certa parte dell'Unione Europea di condizionare in senso liberista tutta la politica dell'Unione. In questo momento, diciamo, di maggiore difficoltà, si potrebbe dire, ci è parso utile e opportuno dare una testimonianza di lotta. In Parlamento, lo sappiamo, lei è in Senato, però sia in Senato che in Parlamento sono molti, insomma, a pensarla come lei. Pensa che anche a fronte di un lavoro ci vorrà del tempo, qualcun altro potrà uscire fuori e fare la stessa scelta che avete fatto voi? Guardi, io spero che mentre gli altri decidano si faccia qualcosa di più grande, di più ampio e quindi anche di più inclusivo rispetto a quello che è l'altra Europa, che nasce per mettere insieme quanta più sinistra è possibile, ma nel frattempo sono altre realtà, penso ai possibili civati, a questa nuova realtà che è informazione di Fassina, a SEL, che praticamente per tutto questo tempo ha tenuto in piedi quanto di sinistra c'è stato in Parlamento. Diciamo che io spero che nel frattempo gli altri si decidano, nel frattempo, ecco, sarà nata questa qualcosa di più grande. Le faccio l'ultima, il suo contegno anche in questa intervista esce sempre fuori, però io glielo devo chiedere, insomma, Forenza è a Bruxelles, lei è appunto un senatore della Repubblica, si aspetta o comunque crede che ci sarà nel naturale processo democratico qualche carica per lei all'interno dell'altra Europa? Guardi, non mi interessa, diciamo che la scommessa che mi sono dato prima venendo qui in Parlamento è stata quella di provare a dare una spinta, il mio contributo è una spinta al cambiamento, e adesso con questo ingresso a pieno titolo nell'altra Europa il mio sogno è riuscire a contribuire alla nascita di qualcosa di forte, di sinistra e di progressista in Italia. Se questo sarà, ecco, riuscirò a farlo, diciamo, mi va bene già così.